A questo punto l'equipaggio OPSA, che ha avuto la chiamata dalla capitana di porto, partono immediatamente per soccorrere il bagnante che è rimasto in acqua e che è ferito. Il conduttore che è andato d'acqua sta in un iniziale giro di ricognizione per vedere conto di com'è la situazione. L'equipaggio che non è da terra, che è pericolante, che è anche purtroppo ha una fattura, l'equipaggio sanitario è pronto a terra con tutti i presidi per realizzarlo. Quindi soprattutto arriva, poi viene garantita la sicurezza sia per quelli che sono sulla riva, chiaramente, che per il paziente. Come vedete viene trasportato, la barella viene sganciata, in tutta sicurezza il paziente viene trasportato sul bagnasciuga. Da qui verrà preso in carico dal personale sanitario, sempre soccorritore. Come vedete, e vi spiegavo prima, la salita nel mezzo avviene da dietro, quindi il conduttore parte, passa attraverso la barella e lo stesso fa il soccorritore. Come nei precedenti interventi, il conduttore fa un giro di premostrazione per capire bene di cosa si tratta. Scusate, con un paziente, con un individuo in acqua non cosciente, quindi la velocità è importantissima. Quella qui rientra a riva il più veloce possibile affinché venga prestato le cure al soggetto. Allora, come vedete, il personale di terra si avvicina alla moto d'acqua per dargli il proprio supporto, per sganciare la barella e portare il paziente. Ok, l'equipaggio conferma che il paziente è non cosciente, quindi si prepara a tutte le manovre rianimatorie del caso. Anche in questo caso il paziente viene spinalizzato.